Amici di Durbiella, Bar Sport di Chiavazza, siamo con Giorgio Gulmini per questo focus su questa bellissima frazione. Giorgio, perché scrivere un libro su Chiavazza? Ma perché, diciamo così, la gente deve sapere com'è Rione, come è stato menzionato la prima volta, cioè dal 999 dopo Cristo, e sapere un po' quali erano le tradizioni, le abitudini del Rione, i personaggi. Quindi già anni fa Maria Giuditta Marrubi Burati aveva fatto un primo libro, tutta Chiavazza. E io ho cercato di approfondire quella storia lì, senza ovviamente copiare, cioè prendendo sì qualche spunto, ma senza copiare. Allora ho gironzolato un po' tra biblioteche, il comune, poi sono andato a trovare decine di famiglie del Rione per farmi dare delle fotografie. Un lungo lavoro, Giorgio. Saranno 7-8 anni che va avanti. 7-8 anni di lavoro, ma quanta passione c'è su Chiavazza, visto che ci ha messo 7-8 anni? Ma diciamo che è un paese natio, quindi gli amici, i conoscenti, i nonni abitavano qua, quindi poi è rimasta nel cuore, anche se adesso abito a Vigliano, quindi sovente, anzi, se siamo lo dico vicini, tutti i giorni. Siamo vicini. Eccolo. Però lei è andata a scovare anche i personaggi illustri che sono venuti a Chiavazza. Ma sì, la famiglia Burati e tanti altri. Sono adesso mi prende un po' la sprovvista perché... Io so che nel libro ha citato anche qualcuno dello spettacolo. Sì, c'è stata la Trattoria La Rocca, e c'è stata la Vilma De Angelis e l'altra signora... Che... La Vilma De Angelis e anche Nilla Pizzi. Nilla Pizzi, sì, sono stati a cena lì una volta e questo me l'ha detto lei, titolare della Rocca. Massimo Mimmo Fazzari, Mimmo, che mi ha dato anche delle fotografie. Beh, anche lui è stato un pezzo di storia, o meglio, sì, chiaro che lui ha lavorato qua a Chiavazza tanti anni. Sì, ha lavorato anche, ha tenuto anche oltre alla Trattoria La Rocca, anche la pasticceria che c'era a fianco della chiesa. Quindi, diciamo, una persona che ha conosciuto diversa gente e che ha un po' di... Poi ci sono anche le altre persone, tipo Cucu, Coda e tanti altri del Rione che sanno molto della storia. Il Bar Sport, vecchio Bar Sport, che è una vita che è qui, anzi direi per me da sempre. O poi parliamo anche con lui. Sì. Giorgio, senta, il libro è già... No, è ancora lì fermo. È ancora fermo. Sono sempre, continuamente notizie che arrivano. Quando potremo vederlo più o meno, che lo diciamo ai nostri lettori? Ma non lo so se riuscirò a stamparlo, perché chiaramente per fare un libro occorrono anche dei finanziamenti, lì bisogna trovare qualcuno che... io ho già fatto quelli del Carnevale, ho fatto i due del Carnevale, il libro sui 150 anni dell'asilo. Magari potremmo ospitare qualche capitolo su Durbiella. Va bene, bene, non ci sono problemi. Perfetto. Sì, sì. In questo momento ci troviamo in via Rosazza. Che ricordi ha di questa via? Ma io è una via che percorrevo prima di tutto per andare a scuola e all'asilo, perché fino a 15 anni abitavo a Chiavazza, quindi ho frequentato l'asilo, la scuola elementare qui della piazza. Questo è un ricordo che sono sempre lì, l'asilo, scuole elementari, come sì. Erano, ecco, la storia è lì. Ma sì, come erano, non è cambiato, tolto sto lavoro che ha fatto in piazza, diciamo così, forse secondo me ho soffocato un po' la piazza, la visione anche della chiesa, comunque niente, c'era un bel po' di gente che ci portava, cioè genitori che ci portavano a scuola, ci aspettavano, poi frequentavo questa via anche perché poi andavo all'oratorio, oratorio con gli amici, oppure ci trovavamo in piazza la sera o la domenica pomeriggio, poi da lì si partiva per andare a Biella, per andare a Viverone, per andare a Roma Maggiore con la macchina, oppure si gironzolava a piedi per il Rione. Certo, quindi certo. Questo è, diciamo, il ricordo principale di questa... Per cui vita, a Chiavazza c'era vita. C'era vita, c'era vita, sì, c'era, sì. C'era movimento, c'era gente, c'era, da negozio, c'era, la gente... Sì, c'era proprio una marea di gente che andava indietro. Adesso è diventato pomeriggio un po' deserto, diciamo così.